Allora, questa volta voglio parlare della struttura del Dash e come si differenzia da quella del Bitcoin. Come ho parlato nel video introduttivo, che potete trovare il link qui sopra, la struttura, del Bitcoin è in qualche modo migliorabile. Per questo, il Dash è stato pensato con quello che spesso sentiremo nominare come DAO, ossia organizzazione autonoma e decentralizzata, è suddiviso in questi tre blocchi: miners, masternodes e quello che andremo a chiamare un fondo per la comunità, quindi una sorta di tesoretto. Allora, alla risoluzione di ogni blocco, invece di remunerare solo i miners, con Dash vengono remunerati al 45% i miners, al 45% quelli che sono i masternodes, che spiegherò, e per il 10% si crea questo tesoretto. A cosa serve questo tesoretto? Innanzitutto a sovvenzionare gli sviluppatori stessi che portano avanti tutti i vari software e fanno l'upgrade e stanno lavorando per Dash Evolution. Per sovvenzionare e eventualmente avere un funding per le nuove iniziative, che possono essere ad esempio una rappresentazione, un evento, qualsiasi cosa. Se vale la pena sovvenzionare questo evento, viene votato. A questo punto, chi è che effettua le votazioni? E qui entrano in gioco i masternodes. In pratica, tutte le votazioni vengono decise in questo livello qui. Che cos'è un masternode? Un masternode non è altro che un wallet con 1000 dash sopra. Perché 1000 dash? Perché è stato deciso che chi è in possesso di 1000 dash dà garanzia di essere un utente che veramente crede nel progetto e crede nella comunità e è stabile all'interno di questo progetto. Quindi, se si ha un wallet con 1000 dash sopra, si può avviare la procedura per diventare un masternode. A questo punto si è remunerati giornalmente con il 45% degli introiti. E si facilita determinate operazioni all'interno di tutte le transazioni che avvengono. Quali sono queste procedure? In pratica, con i masternode, oltre alla possibilità di voto, si ha la possibilità di avere transazioni istantanee, quindi invio di moneta istantanea. Che vuol dire istantanea? Che per la convalida richiediamo solo 1,2 o 1,3 secondi, a differenza di quella che è diventata la tempistica del Bitcoin di qualche minuto, anche 10 o 20 minuti, e quella che è la possibilità di avere una transazione sicura e anonima. Come funziona? In pratica, il nostro Dash viene in qualche modo mixato e distribuito su tutti i masternodes che rendono la ricostruzione dello storico della moneta stessa quasi impossibile. Quindi è difficile andare a vedere quali sono stati i movimenti effettuati dall'utente nei diversi pagamenti, perché si perde nelle varie connessioni della rete stessa. Al momento i masternodes sono circa 4000 e questa è un'analisi che voglio fare io. Si parla spesso di quanto è sicuro investire in una moneta digitale. Se pensiamo che adesso ci sono circa 7 milioni di Dash e più della metà sono comunque conservati o tenuti da persone che hanno tirato su Masternode,
Questa è più che una garanzia per tutta la struttura del sistema, perché se ci pensiamo, una persona che è così coinvolta nella community da avere un masternode con 1000, almeno un masternode con 1000 dash ed essere remunerata giornalmente, ha tutti i vantaggi per cui la community cresca, perché vuol dire che la remunerazione giornaliera aumenta, piuttosto che vendere, quindi distruggere il masternode e perdere un'entrata giornaliera. Queste sono valutazioni mie, ma una struttura del genere non si trova, insomma, nelle altre cryptocurrency, e questo permette al Dash di avere un grande punto di forza. Detto ciò, tutto questo si basa sul mining, e quindi andrò poi nel prossimo video a spiegare come il mining funziona e perché è importante per il Dash. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!